Cos'è la crescita personale di cui tanto si parla? È formazione o trasformazione? Da dove si parte? Basta studiare, assumere informazioni o serve altro? E ancora, è più importante crescere come persona o come individuo? Di crescita personale si parla in varie misure nella maggior parte dei corsi di formazione, ma ha veramente senso parlarne? È un vero argomento o piuttosto la logica conseguenza di attività che parlano il linguaggio dell'evoluzione? Sto per darti la mia opinione su quello che sembra essere il vero problema di fondo. Crescere significa necessariamente evolvere o vale il contrario? E se sì, da cosa dipende? Seguimi con attenzione e per favore non dimenticare di iscriverti al canale attivando la campanella, di dirmi sempre ciò che pensi attraverso i commenti e di condividere i video per aiutarci a far crescere la community di Quantum Academy. Grazie di cuore. Chiariamo subito un concetto. Crescere è inevitabile. Il semplice fatto di vivere comporta una crescita spontanea basata sul binomio apprendimento ed esperienza. Ogni giorno apprendo nuove informazioni, dai banchi di scuola alle chiacchiere con il vicino di casa. Giorno dopo giorno assumo informazioni che devo essere in grado di filtrare opportunamente e lo faccio in relazione alle esperienze. Molte volte ti sarà capitato di seguire consigli di altri e altrettante volte hai capito che informazioni e consigli, per quanto in buona fede, provengono da esperienze di vita altrui e per questo possono risultare utili, inutili o addirittura nocive. Voglio svelarti un segreto. Avvicina l'orecchio, perché è un'informazione importantissima, se vuoi addirittura apodittica. Non avrai altro coach all'infuori di te. Già, mi dispiace deluderti, ma se pensi di delegare qualcun altro alla tua crescita personale, sei totalmente fuori strada. Nella migliore delle ipotesi potrai ricevere buoni consigli, ma sarà solo ed esclusivamente il tuo modo di recepirli e sperimentarli a generare una vera e propria crescita personale stabile e duratura. Diversamente, avrai assunto solo informazioni, magari interessantissime, ma che potrebbero essere più pericolose che utili. Ti faccio un esempio che sicuramente a molti toccherà un nervo scoperto. Conosci qualcuno che sia andato a uno di quei corsi di formazione e crescita personale che culminano con qualche esperienza fortissima come il firewalking, cioè camminare sui tizzoni ardenti? Ovviamente sì. Allora dimmi, secondo te, chi va a fare percorsi di questo tipo per scelta propria pagando fior di quattrini? Ovviamente si tratta di persone meravigliose, quelle che hanno scoperto di poter valere di più, che vogliono qualcosa di più. Donne e uomini desiderosi di conoscere e sperimentare qualcosa che li conduca a crescere come persona, a prescindere da ruoli sociali e professionali. Sono, ma direi siamo, persone che si rendono conto di avere fragilità e debolezze da superare, che si rivolgono a professionisti per trovare, o almeno iniziare, un percorso di vita nuovo, ma soprattutto migliorativo, giusto? Ok, allora pensaci un attimo. Cosa accade durante questi corsi? Che durino un weekend o una settimana, durante la formazione vengono trasmesse informazioni su come gli uomini di successo sono riusciti a trasformare la propria vita in un miracolo, sottintendendo che chiunque può.
Vengono proposti esercizi relazionali, spingendo le persone a relazionarsi con altre, meglio se sconosciute, e motivazionali, attraverso i quali, sostenuti dalle dinamiche di gruppo, superare i propri ostacoli. Tutto culmina con botti e fuochi d'artificio emozionali, come appunto far camminare sulle braci ardenti. Pensiamo un attimo. Una persona approccia un'esperienza di questo tipo perché sente di avere alcune, a volte molte, difficoltà e per un intero weekend arriva ad instaurare relazioni di qualità con sconosciuti, superare difficoltà come parlare in pubblico e per finire cammina sul fuoco. Avrà vissuto l'emozione di essere ciò che desidera, quindi di aver superato in 2 giorni tutte o gran parte delle proprie paure. Ora dimmi, secondo te, cosa accadrà quando dopo una settimana sarà calato l'entusiasmo dei primi traguardi raggiunti e si ritroverà con il suo capufficio dispotico al quale nuovamente non riesce a reagire? Te lo dico io. Si sentirà ancora più sfigato di prima, perché prima almeno non era consapevole di potercela fare. Ora invece sa di averne le possibilità, ma ancora non riesce a superare le proprie paure. Un disastro. Quindi andiamo al sodo. Cosa significa crescita personale? Mi spiace, ma non esiste un infuso miracoloso da acquistare in un discount pseudo formativo, né un video su YouTube con qualche rapida soluzione all in one. Esistono infiniti buoni consigli che puoi trovare su YouTube, leggendo un buon libro, partecipando a qualche corso di formazione tenuto da persone di esperienza. E tutti vanno benissimo per iniziare un cammino tuo. Crescere significa evolvere e la crescita personale, per come normalmente la intendiamo, è un percorso che dura tutta la vita e che nel divenire, giorno dopo giorno, sarà in grado di darti tante più soddisfazioni quanto maggiore sarà il tuo impegno. È un viaggio che parte dalla tua voglia di apprendere, sperimentare e scegliere. Ogni articolo, libro o pubblicazione che leggi è un seme che va piantato in un terreno dissodato e ripulito da inquinanti tossici, quali pregiudizi, modelli comportamentali, programmi preconfezionati e via dicendo. Annaffiato con cura dalla voglia di sperimentare personalmente e infine trattato con antiparassitari quali coraggio, grinta, determinazione. È alchimia interiore allo stato puro. Non temere la paura. Nutri la conoscenza attraverso l'esperienza, dolorosa o meno che sia, ed estrai la tua nuova identità. Sarà un nuovo io sublimato che scoprirai un giorno dopo l'altro, un mese dopo l'altro, senza che possa esistere la parola fine. Se vuoi davvero crescere come persona e non come individuo, sii umile. Ascolta tutti. Ma scegli tu, in assoluta libertà, cosa e come sperimentare. Nella peggiore delle ipotesi sbaglierai e sarà la migliore lezione che riceverai. In ogni caso, ciò che diverrai sarà la migliore versione possibile di te. Be your best.